chiede al governo italiano, al presidente del Consiglio, al ministro degli esteri di votare per la fine dell'embargo, delle sanzioni e di ogni misura restrittiva nei confronti del popolo cubano. La città di Napoli al fianco del popolo cubano, il messaggio del sindaco Luigi De Magistris che questa mattina ha ricevuto a Palazzo San Giacomo la figlia del rivoluzionario Ernesto Che Guevara, medico e attivista per i diritti umani. A lei da Guevara è in visita a Napoli, accompagnata dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, ed ha ricevuto in comune un riconoscimento e la medaglia della città. Italia Cuba me mueve prácticamente por todo el país para poder hablar en primera persona de lo que ocurre en Cuba. L'Associazione Italia Cuba mi sta portando in lungo e in largo per tutta Italia per poter parlare a nome del popolo cubano. Qual è il messaggio che da Cuba arriva con la produzione di un vaccino proprio? Tenemos 5 vacunas propias en este momento. 2 ya se están utilizando masivamente en la población cubana. Lo que pasa es que una de ellas es más rápida y es la que ahora estamos produciendo más, que es Abdala. Y entonces ya se sabe que tiene un 92% de efectividad. Abbiamo 5 vaccini che abbiamo sviluppato autonomamente come popolo cubano e in particolare un candidato vaccinale è quello più rapido, si chiama Abdala e già si sta somministrando alla popolazione perché appunto ha dei tempi di risposta più veloce. Napoli in questi anni è stata vicina ai popoli che lottano per i diritti e per la giustizia, per l'autodeterminazione ed è stato sempre vicino al popolo cubano per quello che rappresenta e ha rappresentato nella sua storia. Ed oggi ospitare nel palazzo della città Aleida Guevara, la figlia del Che, significa dimostrare quanto sia forte il legame di Napoli con i popoli del sud, quanto i medici cubani hanno fatto un anno fa in pieno lockdown per il nostro paese che era in difficoltà. Però oggi dobbiamo chiedere fortemente al governo italiano di impegnarsi nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la fine di ogni forma di sanzione, restrizione, embargo nei confronti del popolo cubano. E poi, come dire, l'onore, il privilegio, l'emozione di ricevere Aleida per quello che sta facendo, per quello che rappresenta e per la storia del CE.